In questi giorni l'uomo del momento sembra essere Thiago Motta, un allenatore che sta stupendo tutti, sta facendo un lavoro straordinario, sta facendo delle cose eccezionali con un Bologna che a inizio anno nessuno avrebbe pronosticato come una squadra da Champions League. E su Thiago Motta riporta una notizia molto importante Sandro Sabatini, direttamente da Pressing. Andiamo a scoprire oggi qui su FC Mio Sport. Come sempre vi ricordo di essere questo uno dei pochi canali sulla piattaforma a essere totalmente gratuito, quindi se vi va iscrivetevi che è assolutamente gratuito, lasciate like ai contenuti e dite la vostra qui sotto nei commenti, c'è una sezione dedicata ai commenti, è liberamente aperta per voi, quindi diteci la vostra su questa notizia che riporta Sandro Sabatini. Durante la puntata di Pressing, dove si parlava di Allegri, è chiaro che si parla sempre di Allegri, soprattutto in un fine settimana in cui la Juventus è uscita con le ossa rotte de Verona 2-2, un 2-2 che certifica ancora di più, se allora ce ne fosse bisogno, l'addio all'obiettivo scudetto. Occhio però, perché ora la Juventus si deve tutelare dal terzo posto, perché c'è un Milan che sì è crollato col Monza, ma comunque rimane a 2 punti dalla Juventus. Ecco che però si parlava di Juventus, si parlava del futuro di Allegri, rimane, non rimane, c'era anche Zazzarone lì che cercava di dire la sua in merito a un futuro di Allegri che potrebbe essere la Juventus o no. Però Sabatini se ne esce con una bomba così all'improvviso. Dice: vi do una notizia, Thiago Motta ha già comunicato al Bologna che andrà via. Ci sono due piazze che sono, secondo Sabatini, interessate all'allenatore, l'ex Inter. Milan e Juventus sono le due squadre candidate, quindi uno che ha giocato all'Inter potrebbe andare al Milan, Juventus vedete come il calcio è strano, ma comunque vi dico che andrà via. Quindi dà per certo questo, che lui addirittura ha comunicato già al Bologna tutto questo. Ha un contratto in scadenza, quindi parliamo di un allenatore che non è che deve liberarsi dal Bologna. Facciamo l'esempio di Allegri. Allegri, per poter l'anno prossimo lasciare la Juventus, può o farsi esonerare o dare le dimissioni o trovare un accordo con la Juventus, un accordo consensuale che lo porta attraverso una buona uscita a lasciare, di comune accordo con la Juventus, proprio la società bianconera. Quindi Allegri ha bisogno di un accordo o di buoni rapporti o non buoni, però comunque è legato alla Juventus per un altro anno, quindi non può liberamente così domani mattina smettere di allenare la Juventus. Thiago Motta invece no. Thiago Motta è un allenatore che in scadenza nel giugno 2024, quindi di quest'anno, si libera contrattualmente parlando dal Bologna. Questo quindi gli consente di già oggi cominciare a guardarsi attorno, anche a livello societario con altri club. Ora lui praticamente di fatto potrebbe già firmare, un po' come i giocatori, firmare un preaccordo con la Juventus che lo legherà alla Juve proprio a giugno dell'anno prossimo. Thiago Motta è uno che ha fatto 45 punti col Bologna, a meno 9 dalla Juventus, a meno 7 dal Milan, un Milan che quest'anno ha speso quasi 100 milioni, chiaro, attraverso anche grazie alla cessione di Tonali, ma ha speso quasi 100 milioni sul mercato, quindi ha comprato giocatori dalla Premier League, Pulisic, in passato Tomori e Loftus-Cheek arrivano dal Chelsea, non da una squadra olandese di categorie inferiori. Giroud, anche lui arriva dal Chelsea. Insomma, stiamo parlando di una squadra che è una signora squadra, il Milan. Ed è una squadra che 2 anni fa vinceva lo scudetto. Eppure il Bologna è soltanto meno 7. Idem per quanto riguarda la Juventus, meno 9 dalla Juventus con il Vlahovic, con i Chiesa, pagati fior fior di milioni. Ed è a pari punti con l'Atalanta, che consideriamo tutti essere una delle migliori squadre in Italia per quanto riguarda proprio la crescita dei giovani, il progetto, l'entusiasmo e quant'altro. C'è da dire anche un'altra cosa, che durante la stessa trasmissione Zazzaroni, un altro abbastanza ben informato quando si parla di Allegri, da una volta lui subito interviene e dice: non lo ha in realtà già comunicato. Non lo ha comunicato, cioè lui smentisce la notizia di Sabatini dicendo non lo ha comunicato, però conferma la seconda parte, cioè però comunque il Bologna sa che andrà via, cioè non lo ha comunicato ma il Bologna sa che andrà via, è un modo per dire comunque a prescindere come la metti, comunque il Bologna sa già che Thiago Motta non allenerà più il Bologna. Questo quindi cosa vuol dire? Che si aprono dei scenari interessanti per quanto riguarda proprio Thiago Motta, perché potrebbe a questo punto legarsi a un nuovo club. È chiaro che i club interessati potrebbero essere la Juventus, potrebbe essere il Milan per il post Pioli, la Juventus per il post Allegri, però mi viene in mente anche, ad esempio, ci sarebbe anche la Roma, che per ora sta facendo bene con De Rossi, ma posso anche pensare che la Roma per il post De Rossi, o meglio per il post Mourinho, non si accontenti di De Rossi, che infatti ha un contratto fino al giugno, ma che anche in presenza di un buon campionato di De Rossi possa pensare di cambiare allenatore. Ora,
ad oggi De Rossi sta facendo bene, mi verrebbe a dire anche quasi meglio di proprio di del suo predecessore José Mourinho. Però secondo me anche la piazza di Roma è da tenere in considerazione per quanto riguarda proprio il discorso legato a Thiago Motta. Thiago Motta, tra l'altro, ricordiamolo, è a 45 punti, al quarto posto per i punti con l'Atalanta, ma con che rosa? Stiamo parlando di una rosa fatta da gente come Beukema, Calafiori, Lukumi, Ilic, Sumarò, Christiansen, Corazza, Lico Giannis, Posch, De Silvestri. Passiamo al centrocampo, gente come Freuler, come Fabian, come Ebischer, come Ferguson, come Carlson. In attacco c'è gente come Orsolini, Ndoye, Salemakers, Zirze e Castro. Questa è una rosa che, come ho detto già in precedenza, è una rosa che poteva tranquillamente essere all'undicesimo, dodicesimo posto inizio stagione e nessuno avrebbe gridato allo scandalo, perché in questa rosa di certo non ci sono grandissimi giocatori. È emersa la qualità e il talento di Zirze, che è un attaccante che sta facendo cose letteralmente straordinarie a Bologna, sta facendo delle cose veramente fuori dal mondo, ma parliamo pur sempre di un giocatore che fino allo scorso anno era un giocatore considerato abbastanza normale da tutti. Oggi, grazie al lavoro anche di alle sue qualità sicuramente, ma anche al lavoro di Thiago Motta, oggi ne parliamo come un grande giocatore. Insomma, Thiago Motta ha valorizzato questa rosa. Thiago Motta è proprio l'esempio perfetto dell'allenatore che migliora i giocatori. E soprattutto è uno che fa girare molto bene la squadra, cioè vedi muoversi il Bologna con delle occasioni da gol e con dei movimenti, lo vedi che c'è la mano dell'allenatore, non sembra improvvisazione, ci sono dei movimenti studiati e questa è opera di Thiago Motta. Un Thiago Motta che, ricordiamolo, lui come allenatore, come esperienza di allenatore, lui ha allenato il PSG Under 19, quindi questo gli ha consentito comunque di avere un briciolo di esperienza, anche se in un settore giovanile, ma comunque di una grande squadra, quindi sa cosa vuol dire vivere in un contesto di una grande squadra. Poi è andato subito, ad allenare in Serie A, prima nell'esperienza proprio con il Genoa, poi con lo Spezia secondo me si è dimostrato essere un allenatore in grado di risolvere una squadra che aveva bisogno di un allenatore di un certo tipo, e poi secondo me a Bologna dal 2022, secondo me al Bologna ha fatto decisamente un exploit clamoroso, cioè lui qui ha dimostrato di aver fatto qualcosa di straordinario. E ha conosciuto una crescita graduale, perché è passato dall'Under 19 di una grande squadra, poi una squadra come il Genoa, poi è passata una squadra che lottava per la retrocessione come lo Spezia, oggi una squadra che sulla carta è una squadra che lotta per la metà classifica, poi però ti arriva a essere una squadra da quarto posto, quindi vuol dire c'è un'evoluzione importante. Staremo a vedere, lui comunque sembra ormai deciso a lasciare Bologna, cioè anche in caso di qualificazione secondo me comunque l'idea è quella di passare, fare il grande salto. Un grande salto che ci sta, un grande salto che gli consentirebbe di mettersi alla prova con un contesto di un certo tipo. Lui tra l'altro da giocatore ha sempre giocato con grandi giocatori, quindi sarebbe abituato. Lui è uno che da giocatore ha giocato nel Barcellona nel 2007, dal 2000, dagli anni 2000 al fine al 2007, ha giocato all'Atletico Madrid, poi è andato in Italia al Genoa prima e all'Inter dopo, e poi ha finito la carriera al PSG. Quindi PSG, Inter, da triplete con José Mourinho, Barcellona, Atletico Madrid, sa cosa vuol dire stare in grandi club e lo ha dimostrato da giocatore. Da allenatore, ora gli manca la piazza da grande allenatore e io credo che all'età di 41 anni sia arrivato il momento, anche perché lui tra l'altro compie gli anni il 28 agosto e quindi di fatto quando sarà già l'allenatore di chissà quale grande squadra, perché mi immagino che quest'estate andrà a allenare una grande squadra, ne avrà già 42. Credo che sia l'età giusta per potersi confrontare con un grande club. Voglio sapere cosa ne pensate voi. Io credo che tra l'altro è un allenatore che varia molto, il modulo più usato secondo me da parte sua è il 4-2-3-1, ma è uno che cambia molto anche durante la partita, quindi non ha un modulo predefinito, però comunque è un allenatore che sa far girare la sua squadra e lo sa fare al massimo, lo fa anche nel momento in cui migliora i giocatori. Insomma è un allenatore che intriga molto. Voglio sapere la vostra, secondo voi, se effettivamente c'è la possibilità di vedere Thiago Motta alla Juventus.